tranquilla, oggi affrontiamo quella che è la prima perturbazione di fine estate. Tra poco, non so se è già stato comunicato formalmente, abbiamo allungato l'allerta arancione fino alle 15 di domani, poi è prevedibile che vi sia su qualche area della regione un ulteriore strascico di allerta gialla. Questo cosa significa? Come sapete, diciamolo subito per evitare equivoci nelle prossime ore, se esistesse un'allerta rossa per temporali, noi avremmo oggi un'allerta rossa. Siccome, come sapete, la scala di colori che tratteggia le caratteristiche dell'allerta per temporali anche forti, sostenuti, con fenomeni per colino estremi, si ferma all'arancione nella scala graduata, perché questo, come vi è chiaro, non prevede ovviamente cumuli di pioggia tale da andare ad incidere sulle grandi piene dei grandi bacini, ma non vuol dire che non possa provocare altrettanti danni sotto forma diversa in zone puntuali del nostro territorio. Quindi, per essere chiari con chi ci ascolta, abbiamo emesso la segnalazione d'allerta più importante che abbiamo nel dispositivo di allerta regionale, quindi ci aspettiamo nelle prossime ore che vi siano fenomeni importanti ovviamente più ristretti rispetto alle perturbazioni diffuse per cui viene diramata l'allerta rossa, ma che non vuol dire che puntualmente, laddove per intenderci dovesse picchiare uno di questi fenomeni, gli effetti distruttivi siano inferiori a quelli di una perturbazione rossa. Questo perché così a casa hanno chiaro che stiamo parlando di un fenomeno importante. Secondo, poi dopo i nostri previsori vi daranno un quadro di quello che sta accadendo oggi, che è in queste ore, diciamo, l'antipasto di quello che ci aspettiamo nella notte di oggi e nella mattina di domani, ragione per cui è stata prolungata l'allerta. Al momento si stanno creando delle celle temporalesche, l'avete appena vista sulla città di Genova, in questo momento si è spostata sul Tiguglio e sta scorrendo verso Levante, la parte più interessata della regione resta al centro Levante, poi potrebbe anche il Ponente, però avere ovviamente una coda importante. Ancora la fronte d'aria fredda non è entrato, quindi stiamo parlando di fenomeni, diciamo così, di avvisaglie di quello che potrebbe poi accadere durante la notte, ripeto, nelle prime ore di stamani, che non vuol dire verso sera come nella tarda mattinata di domani, se avessimo esattamente l'orologio e la possibilità di capire dove andrà effettivamente a crearsi le celle più importanti, ovviamente sarebbe tutto più facile, ma così almeno ci aspettiamo una mareggiata importante, ci aspettiamo venti importanti, ci aspettiamo precipitazioni anche a carattere di grandinate importanti, ci aspettiamo un abbassamento netto delle temperature nelle prossime 24 ore, piogge copiose, ancorché, come ho detto prima, circoscritte per lo più a zone specifiche della regione, nella speranza che le celle che si formano a portare assorbibilità scorrano più velocemente possibile, perché sapete che poi si stazionano nello stesso posto per un periodo di tempo, si rigenerano, come talvolta abbiamo avuto modo di osservare soprattutto le giornali del Genova esatto, è possibile poi che la situazione diventi ancora più seria. Il fatto che ci siano stabilimenti balneari attrezzati, ancora un pubblico delle vacanze, che la gente comunque sia magari in situazioni come quella che vedete fuori dalla finestra, quindi di relativa calma dal mare, eccetera, consiglia a tutti prudenza, nel senso che poi arriva una volta di vento forte, essendo tutto attrezzato, volano gli ombrelloni, volano le tende, che sono le cose che fanno, normalmente danno alle persone quando accadono, insomma. Quindi ci vuole attenzione sia da parte dei gestori, da parte di tutti i gestori di attrezzature e attività turistiche del territorio, sia da parte ovviamente di chi le frequenta. Credo che questo sia il quadro, ma Giacomo un po' più dettagliatamente di me può dire che succede, però vediamo lo sguardo alle previsioni delle prossime 24
meno il quadro rispetto alla previsione di oggi con le verifiche del pomeriggio, le previsioni che pubblichiamo verso sera. Sì, ho poco da aggiungere rispetto al quadro che ha ben delineato il Presidente. Semplicemente vorrei però specificare che questo prefrontale, che è stato un po' meno impattante con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni, direi assolutamente costanti e omogenee di tutto il nord-ovest del paese, tutte e tre le regioni del nord-ovest, Piemonte, Lombardia e Liguria, sono in allerta perlomeno dalla serata di ieri, non ci deve far passare la guardia. L'allerta arancione è la massima allerta che noi possiamo disporre per temporali, e i fenomeni che ci aspettiamo dove picchieranno saranno fenomeni significativi. Non vuol dire che dovrà per forza essere qualcosa di significativo su tutto il territorio della Liguria, ma come sapete quando si tratta di temporali la tendenza è certamente una tendenza che può individuare una zona più colpita di altre, ma è evidente, come dire, che tutto il territorio sarà attraversato da questo fronte perturbato. Quindi non iniziamo a dire là sono caduti 20 mm, dall'altra parte però 5. Può accadere e in qualche punto può fare danno, in qualche punto può fare meno danno. Ieri sera, se avete visto passare qualche immagine di che cosa è accaduto in mezz'ora, diciamo nel medio-basso Piemonte, potete capire quali sono le situazioni che possono accadere in poco tempo su questo territorio. Ed è esattamente il fenomeno che il Presidente vi ha descritto prima e che dalla giornata di ieri avevamo anticipato a prevedere. Quindi il fatto che ci sia stato meno prefrontale di quanto diciamo era preventivabile e magari arrivato con qualche ora di ritardo, comunque adesso nel Tiburio siamo su millimetri abbastanza significativi, e quindi, come dire, dove tocca poi vedete che anche in questa fase pre può creare delle situazioni di disagio, non significa che bisogna assolutamente abbassare la guardia, perché ci aspettiamo dei fenomeni che possono anche essere puntualmente molto intensi, che vuol dire che anche per i bacini più piccoli le risposte idrologiche possono comunque essere risposte molto significative, esattamente come quelle che siamo abituati a conoscere durante le allerte arancioni o rosse per piogge diffuse nei mesi più tipici per questi eventi, che sono autunno e inverno. Quando il Presidente vi ha detto che se avessimo allerta rossa per temporale oggi sarebbe allerta rossa, è perché, ora Barbara lo spiegherà molto bene, questo fenomeno ha le caratteristiche più tipiche invece di quegli eventi che siamo abituati a commentare da ottobre in poi, non quei fenomeni che invece sono fenomeni temporaleschi tipicamente estivi e che però, come dire, hanno delle caratteristiche totalmente differenti. Allerta rossa per temporale non c'è, però bisogna anche essere tutti consapevoli che allerta arancione significa veramente qualcosa anche di discretamente significativo sul territorio, e quindi la precauzione da adesso fino almeno alla tarda mattinata, primo pomeriggio di domani, deve essere la massima precauzione possibile, e non ci divertiamo a emettere allerte, e semplicemente, come dire, il lavoro dei previsori è un lavoro che cerca di prima di tutto tutelare l'incolumità delle persone. Qualche sacrificio in più adesso in qualche ora di calma, qualcuno che parte un po' prima, qualcuno che viene via dal mare, qualcuno che sacrifica qualche ora di festa da qualche parte rispetto a una vita che può mancare, o qualcuno che si può far male, io penso che con fenomeni sempre più impattanti e insistenti, che stiamo sempre, diciamo, a ricorrere nei commenti quando vediamo le cose che accadono anche intorno a noi, sia ormai una buona prassi della cultura di protezione civile e che tutti insieme dobbiamo cercare sempre di fare crescere. Direi che invece abbiamo definitivamente risolto nella mattinata di oggi il tema incendi con passaggi prefrontali che ci hanno finalmente tolto questa emergenza che da 10 giorni ci attanagliava, e stiamo seguendo invece con grande attenzione lo scoppio del comune dell'Imperiese di quella bombola di gas, sembra una fuga di gas, con 3 persone che sono rimaste sotto le macerie, 2 che sono già tirate fuori, che sono, diciamo, già nei nostri pronti soccorsi per le verifiche del caso, e i vigili del fuoco invece stanno cercando questa 3ª persona che dà segnali di vita, quindi sta chiamando i soccorritori, sperando evidentemente che le condizioni possano via via migliorare. C'è poi anche il direttore di Alfa, il presente, che
Se volete aggiornamenti invece sull'incendio dell'impianto dei rifiuti cartacei di Sant'Orcese, sta seguendo insieme all'ingegner Maggiolo la partita legata evidentemente anche a questa vicenda. A te, Barbara. Sì, solo un inquadramento dal punto di vista meteorologico delle previsioni. Quella che abbiamo visto finora è la fase prefrontale, il fronte, la perturbazione che stiamo attendendo attualmente sulla Francia, e nelle prossime ore tenderà a progredire nel Mediterraneo occidentale. I fenomeni che ci attendiamo sono proprio come quelli che abbiamo osservato stamattina sul monte di Portofino, quindi quelle che tecnicamente vengono chiamate squall line, quindi strutture temporalesche a sviluppo lineare. I temporali si formano in mezzo al mare e tendono poi a essere trasportati verso la terraferma. Questo fa sì che insistano per più tempo su una stessa località. In particolare questa mattina hanno insistito sul monte di Portofino superando i 60 mm su Capavilo. Associati a questi possono esserci dei rinforzi di vento anche notevoli, pensate a Fontana Fresca, ha registrato più di 100 km all'ora di raffica questa mattina in corrispondenza del temporale. Attualmente questo sistema si sta spostando verso il Levante, ma ci attendiamo che questo sia il segnale caratteristico proprio di questa prima fase. Nel corso del pomeriggio invece avremo piogge che si faranno più diffuse, quindi andranno a interessare un po' tutta la regione all'interno del quale avremo ancora fenomeni temporaleschi. La particolarità di questo evento, come anticipato, è che ha delle caratteristiche simili a un evento invernale, in particolare l'abbassamento della pressione al suolo che raggiungerà valori veramente notevoli, 980 mm ettopascal di pressione al suolo d'estate, veramente poco. Questo porterà forti venti, ci attendiamo un maestrale piuttosto intenso già da domani e soprattutto porterà un aumento del moto ondoso con un mare che diventerà grosso a ridosso della Corsica e una mareggiata di breve durata ma che potrebbe portare delle altezze d'onda di tutto rilievo, soprattutto sul centro, sul Levante e marginalmente sul Ponente. La dinamica di queste strutture è chiaramente di difficile previsione, soprattutto essendo strutture piccole, dove andranno a collocarsi cambierà la localizzazione dei fenomeni, quindi andrà seguito istante per istante. Chicco, vuoi dare qualche aggiornamento su Sant'Orcese e poi se ci sono domande siamo a disposizione. Allora, come probabilmente anche come saprete tutti quanti, in corso un incendio in un stabilimento che si occupa di trattamento di carta e di plastica. Sono attivi ovviamente tutti i servizi di vigili del fuoco e tutto il nostro personale, c'è una squadra di ARPA con un dirigente e due tecnici per fare i monitoraggi per quello che possono essere le ricadute di questo incendio. È stato dato un invito ai cittadini, è stato messo un'ordinanza da parte del sindaco in relazione alle nostre indicazioni per poter tenere degli accorgimenti come tenere le finestre chiuse e quant'altro in funzione che non sappiamo ancora quanto possa durare questo incendio. Una nota positiva è che con appunto il fenomeno temporalesco che c'è in atto adesso si sta attuando un effetto scrubber, nel senso che le emissioni che vengono da questo incendio vengono abbattute dalla pioggia, quindi abbiamo una mitigazione di quello che può essere l'inquinamento dovuto all'incendio scorso. Sono in corso tutte quelle che sono le verifiche del caso dell'incendio che è appena avvenuto. Ma non si possono avere dei risultati se cosa c'è in quell'aria, quella di nuova scuola? Allora, attualmente si può indagare solamente in relazione a quello che è la parte burocratica, nel senso che sappiamo da noi tecnicamente cosa è questo impianto, in base all'autorizzazione che ha l'impianto, quindi in base a quello che è dentro e quello che sta bruciando possiamo immaginare quello che possono essere le sostanze che stanno bruciando. Quindi in base a questo abbiamo dato quell'indicazione al sindaco perché facesse l'ordinanza. Sulle analisi ovviamente ci vorranno 24-48 ore, però ripeto, l'effetto scrambolo, almeno questo lavaggio dell'aria che viene effettuato dalla pioggia è un grande aiuto. Ma l'ordinanza potrebbe interessare anche alcune abitazioni che sono fuori dal comune di Sant'Orcese, ma sono lì sopra, sono di Genova. Sono attualmente presente appunto un dirigente e due tecnici dell'ARPA che stanno appunto verificando in varie posizioni come sta andando l'andamento. Sono presenti in questo momento. Se del caso valuteranno quelli che sono sul campo per vedere se in un altro comune c'è bisogno di un'ordinanza.
ordinanza uguale o simile a una ordinanza stessa. Assolutamente. Però aspetto, l'effetto scramble, così tecnicamente detto, quindi la pioggia che sta battendo queste emissioni, è un grande aiuto. Quello che sta bruciando è carta e plastica. Sì, per salto. Per cui ciò potenzialmente pericoloso. La carta deve di no, la plastica in parte può essere, però stanno facendo tutte le verifiche, perché non so la percentuale l'uno e l'altro, ma teniamo a leggere fuoco appunto in interazione. Una domanda sulla protezione civile, c'è qualche segnalazione in giro, farlo qualche sondazione? Assolutamente no, le attività di questa mattina sono state legate all'incendio di Santo Lucese, allo scoppio del comune di Sodano e diciamo situazioni non legate all'allertamento. Ci aspettiamo evidentemente nel pomeriggio, nella sera, nella mattinata di domani invece che questa attenzione possa iniziare a essere invece con qualche fenomeno che ci vede coinvolti nella protezione. E poi la domanda da un milione, ma non ci sarà risposta. Nel pomeriggio, nella notte, c'è qualche zona che può essere particolarmente colpita? Oppure... Allora, in questo momento i fenomeni sembrano interessare con consistenza al centro Levante. Dopodiché si prefigura un ritorno per la seconda parte della giornata di domani dei fenomeni che andranno a interessare nuovamente il ponente. Però tutto è molto legato alla posizione che assumerà questo minimo, molto di piccola scala, e quindi a seconda di dove si posizionerà il flusso meridionale andrà a coprire una zona piuttosto che un'altra. Quindi in questo scenario di incertezza è il motivo per cui si è scelto di indicare il rischio per tutte le aree. Grazie. Fare due domande, una all'assessore Gian Pedrone, se ci sono indicazioni su eventuali criticità presenti o previste per la navigazione, stop a traghetti o comunque problemi sul mare, e alla dottoressa Arzurato se si può in qualche modo rapportare quello che sta succedendo all'ondata di colore che abbiamo vissuto recentemente, cioè quanto è stato determinante avere questo caldo rispetto a questa situazione. Sì, rispondo prima. Sì, allora, il fatto di venire da un periodo di valori di temperature dell'aria piuttosto elevati che hanno superato i record in molte località sicuramente favorisce i contrasti termici. Maggiori sono i contrasti termici con l'aria che arriva dall'Atlantico, maggiore è la possibilità di avere fenomeni cosiddetti di tipo esplosivo. Esplosivo nel senso che si approfondiscono i minimi di pressione in maniera repentina e intensa. Quindi sicuramente il contrasto con la situazione precedente ha un impatto proprio sulla dinamica di questa perturbazione. Bene, rispetto all'altro contesto, noi facciamo un bollettino mare, evidentemente domani le condizioni di navigazione non saranno le migliori, vi posso dire però che notizia di questi minuti ci ha appena contattato il prefetto di Genova che proprio per queste condizioni meteo marine avverse la Ocean Viking cambia porto e arriva nel porto di Napoli e quindi non verrà più nel porto di Genova, proprio per queste due giornate che si aspettano diciamo anche intense dal punto di vista mare, quindi c'è stata questa decisione. Ovviamente immagino che ogni compagnia marittima, piuttosto che qualcuno che è in navigazione, già stasera dovrà avere una massima attenzione perché i fenomeni anche brevi saranno intensi anche come azione del mare. Ci chiedono alcuni spettatori se domani le scuole che devono fare i debiti, devono aprire per i debiti, saranno aperte, ancora prima tu lo si può sapere? Sono valutazioni che stanno dentro i piani di protezione civile dei sindaci. Sapete che alcuni sindaci come Genova ormai in allerta arancione chiude solo alcuni plessi puntuali in presenza di azioni diciamo così di rivi più o meno importanti. Saranno valutazioni che faranno immagino nel primo pomeriggio. L'arancione non c'è la chiusura generalizzata, quindi quelle che sono in aria la notte che succede. Su Genova è così, altri comuni più piccoli che non so se è il caso diciamo citato da chi me lo sta chiedendo, di solito con l'allerta arancione valutano e fanno provvedimenti più complessivi, però Genova ormai da qualche anno attua alcune manovre invece che non prevedono la immediata chiusura con l'allerta arancione, ma comunque non è comunicazione che facciamo noi, sono ordinanze dei singoli comuni rispetto ovviamente alle valutazioni del sindaco. C'è da dire che le scuole che aprono per recuperare i piedi informativi non hanno l'intensità di persone delle scuole che aprono per le lezioni, solo alcuni studenti, alcuni professori sono interessati a quella giornata. Non c'è evidentemente un carico insediativo, come si dice così,
importante, cioè non comporta lo spostamento di masse di persone, però valuteranno i singoli sindaci. C'è altro? Va bene ragazzi, grazie a tutti. Ci aggiorniamo se c'è qualche cosa con il bollettino di questa sera. Se ci mettiamo il nuovo bollettino. No, non ne mettiamo se ci sono condizioni per. Ma voi quando fate? Le 17:30. Ci sono aggiornamenti come dalle 18:30. Se c'è qualcosa dopo le 18:30. Ma